Cino, non è che la fabbrichi che mano a me, ma ad arrivare a foro, no? Pronto? Buonasera, vorrei parlare con la signora Gargiulo, per cortesia. Ma? Donna Telefoni. Pronto? Signora, buonasera, sono dello Iacono dell'ufficio consegne per sempre. Sì. Signora, buonasera, sentite, purtroppo c'è stato un problema dalla casa madre e non ci hanno portato a tempo la cucina, non ce l'hanno... Pronto? Non ci hanno portato a tempo la cucina, quindi vi richiamiamo appena abbiamo notizie più certe. Ma io non tengo neanche l'acqua, ma io ce l'ho tutte cose nella cucina, ma sono pazienza. Sì, scusate, ma prima lo altre cose voleva aspettare, conferma. Ma vuoi sapere che sono venuto a andare su mano, sono venuto a dire che stava prenotato che il russo veniva anche sulla cucina. Stava prenotato che sarebbe venuto, però la conferma la volete aspettare, scusate. Sì, signore, non è che siamo pazzi, è che siccome la cucina non è che la fabbrichi che mano a me, ma ad arrivare a foro, no? È chiaro. Ma scusate, ma voi la fornitura è giugno, ma oggi ci sono le luci, ma stiamo passiando. No. Ma non la tengo niente, neanche un forno per cucinare, mi sono tutte cose. Signora, ma la passiamo! Signore, sentite, la cucina arriva a breve, non è che ci va a sentire. Sentite, non siete seria, perché no, io, no, a me, che se non a me, la darici, voi ci venite a casa mi dai queste cose, sottengo, ma ci vado tutte cose, ma io vado a cucinare, non ho capito. Ma signora, ma chi va ai tabui e lo altre cose? Ma perché, se io sono venuto là, ma mi hanno interrotto e mi portavano la cucina. Ma signora, ma chi ve l'ha detto? Ma come chi me l'ha detto? Mi ha detto mio figlio. E chi, la persona, come si chiama? Non mio cognome, chi stai parlando? Aspettate un momento, non vi muovete dalla, signor. Ma non si va! No, aspettate un momento. Patrizia, siete un poco, padre, ma se la signora Gargiulo, Arzano, fa la cucina del 3900, ma è venuto a caccia di Ritte Rurici, chi è stata a Cirici Rurici? Giacomino Ribotto. Guarda, lì c'aveva stato 15 anni fa, e Madrid è russa, era sicuro. Poi al signore dice che è venuto 15 anni. Ma sono venuto l'Audrie, dice che è data la conferma. Dice che è data la conferma. Dice che il 12 avete dato la conferma. Sì, avete la conferma, e adesso la tutta cosa. Padre, ma tu veramente stai facendo? Scusa, che là il signore viene morto e tu dici che è vivo. Patrizia dice che non so sonno proprio, signore. Ma allora noi non sappiamo. Ma scusate signora, abbiate pazienza. Guardate, a me già me arriva il 29 giugno la cucina. Lo so, poi c'è stato questo ritardo. Ma tra la parola, come il russo arrivava la cucina. Mio marito, l'altro è venuto. Ero qua prima che mi aveva arrivato la cucina. Signore, sentite un attimo. Ma capite, io voglio venire a casa mia, no? Tengo tutto quattro ruote. La cucina l'ha trovata, perché poi rimane a mattina, venivo e mi va a mettere la cucina. Signore, un po' che pazienza, devono passare almeno un altro paio di settimane. Ma ti mi passa allora? Come facci? Ma ti vado fino alla vella. Puro la vella, te lo ho. Ma scusa, ma se lo dici che rimane con la cucina in altre ore? Signora, ma allora... aspettare il telefono di conferma, scusate, ma come ha ragionato? No, il fatto che era in loco, era essere confermato in loco. Ma che light camp sape proprio? Che light camp non conosce nessuno, che light camp sape proprio? Sentite, comunque non siete seri. Ma non è che se signore, siete voi che... No, io non mi avete proprio più la cucina, me la buio. Signore, ma già c'è pace, avete firmato un contratto, che faccio, becchia a quello? Già, perché avete firmato un contratto, siete proprio seri. Ma che sei scelto qua fuori, pulicinella? È la scelta, perché se non siete seri. Questa è una ditta seria, noi siamo una qualità, siamo per tutta Italia, ma non vedete voi? Siete una ditta seria, rimane la cucina da sta qua, perché io sono venuto là e mi ha trattato con vento. Signora, noi siamo... Volete fare sti cose, facete sti cose. No, ma non è che... Signore, non è che uno fa sti cose. Richiama la signora. Anna? Sì? Buon nervosetta, zia Paola. Sì, infatti. Aspetta un attimo. Pronto? Signore, ma così siete abituati, mi ha attaccato il telefono in faccia. Ma sì, ma io vengo sempre in papà, qual è abituato? Ma signore, ma già ti ci piace? Ma io vengo a casa, sento, ma voi ve la scisco. Ma io un barongo proprio chiù alla cucina per mangiare a mangiare a casa i vostri nipote hanno, sapito o no? Che è? Ma io da mangiare a casa, so io hanno, me ne mangiare tutto. Ma che è? Che? Si caduto, mi è piaciuto, si caduto, sana sana. Acchiappa la signora, che questa è la signora che caccia i fiori, signora Paola? Però la faccio anche in gola!
Meno male che fai saggio sullo sangue, signore. Ma l'avete capito? Ma sì, ha già prenotato, sono venuto. Ma signor, ma mo pulito con danata, ma mi fotta a me la cucina.